L'attacco è rinato, lo dicono i numeri, con Zeman 13 reti di cui 12 realizzate dalle punte. Sugli scudi Lescano 7 centri, a seguire Merola 3, Colai e Vergani 1. Completa il quadro il difensore Riccardo Brosco, andato a bersaglio nella sfida di Agropoli con la Gelbison. Delfino col secondo migliore attacco del girone. Insomma, l'inversione è stata netta. Dal ritorno di Zeman in 6 partite, il Pescara ha segnato 13 reti, 2 di media gara. Stesso numero di gol, appunto 13, ma negli ultimi 15 incontri della gestione precedente, ovvero dalla 15esima Pescara-Catanzaro 0-3 alla 29esima giornata, Cerignola-Pescara 1-0, ultima di Alberto Colombo sulla panchina del Delfino. È stata la fase peggiore del campionato biancazzurro. In questo lasso di tempo Mora e compagni sono rimasti a bocca asciutta in 8 gare, realizzando 5 gol nel solo match casalingo con Potenza dello scorso 5 febbraio. Oggi invece progressi piuttosto significativi, parecchie occasioni e già tanti gol. Complessivamente il Delfino ha realizzato 53 reti, una in più di Crotone e Foggia. Meglio ha fatto solo la super corazzata Catanzaro, che ha segnato qualcosa come 94 gol. Pazzesco!